Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. L'Università di Enna propone un corso in laurea in medicina tenuto da insegnanti rumeni e in lingua madre. Se non si esce dottori, si può sempre tentare la strada di interprete. Nel frattempo a Catania si bestemmia in tutte le lingue del mondo per via dell'intasamento provocato dalle macchine in doppia e tripla fila presso le ciminiere dove si svolgono i test d'ingresso per la facoltà di medicina. Agrigento si lotta per non far abbattere le case abusive costruite nel parco archeologico della Valle dei Templi. L'avvocato Arnone, ex sindaco della città, blocca le ruspe a difesa delle costruzioni, afferma: almeno queste hanno le porte e un tetto. Se proprio vogliamo abbattere qualcosa, ma tiriamo giù quel tempio privo di abitabilità, senza servizi igienici e mancante di finestre a norma. Nel frattempo si sta lavorando per rendere patrimonio dell'UNESCO una vecchia veranda in ferro rigorosamente abusiva e arrugginita dal tempo, posta in bella vista sul teatro greco romano di Catania. Buone notizie arrivano dalla sovrintendenza per modificare la destinazione d'uso degli scavi per la realizzazione della metropolitana catanese. Saranno definiti percorsi archeologici etnei sotterranei. Andiamo alla nostra rassegna stampa. Il primo quotidiano è l'Avanzi. Titolo centrale: stanno combinando la valle. Ruspe in azione nella città di Agrigento per lottare l'abusivismo nel parco archeologico. A chiusura i concittadini di Luigi Pirandello commentano così gli abbattimenti. E questo il caos. Secondo giornale, il Faglio. Bun Doctor Sehara, che in rumeno significa buonasera dottore. Bloccata la facoltà di medicina a Enna, si tenta la strada di stregoneria e voodoo. Amareggiato l'ideatore Vladimiro Crisafulli replica: gli studenti avevano cominciato a peggiorare la calligrafia per rendere indecifrabili le prescrizioni mediche. Peccato. Noi vi ringraziamo per aver accettato la nostra disinformazione, ma per godere ancora di più di queste notizie, che cosa vi raccomandiamo? Vi raccomandiamo di ascoltare una canzone che è cantata niente po' di meno che Claudio Amori e Alberto Lupo. Chi l'ha scritta? Paolo Linti e Cher Shapiro. Buonasera, dottore. Oh, a proposito di dottore, se conosciamo qualcuno con quest'acqua che hai pigliato, una specie di devo, mi fa male il trigeme, una cosa, era fresco, vero? Un aspirino. Ciao, sono io. Buonasera, dottore.